Wow! Potrei abituarmi a una vista del genere. Sì, voglio un castello. C'era una volta una bella bambina, figlia di re, segregata in un'altissima torre da una strega cattiva che tutti i giorni si arrampicava fin da lei scalando nella bionda chioma. La bambina, diventata adulta, venne poi salvata da un valoroso principe con il quale visse per sempre felice e contenta. Questa, a grandi linee, è la versione storica della fiaba di Raperonzolo, che dai fratelli Grimm in avanti ha vantato innumerevoli declinazioni, fino ad arrivare a quella della Disney, che agli elementi della tradizione sovrappone situazioni e personaggi decisamente contemporanei, a cominciare dalla protagonista che, smessi i panni passivi della vittima sacrificale, è una ragazza capace di far valere il fatto suo. Non riesco a credere di averlo fatto! Sì! Rapunzel si sarà anche mostrata obbediente fino ai 18 anni, rimanendo buona nella propria torre come raccomandato da colei che crede sua madre. Ma non appena nella sua forzata solitudine irrompe il ladro fuggiasco Flynn Rider, la giovane intravede l'occasione per conquistare la libertà. Oltre all'aspetto e al retaggio nobile, quindi, della Rapunzel originale è rimasto ben poco. Difficilmente, però, questa protagonista ingenua e sognatrice, ma la cui intelligenza e caparbietà compensano largamente la sua scarsa esperienza del mondo, farà rimpiangere la principessa di cui ci raccontavano nell'infanzia. Per il suo 50° lungometraggio animato, la Disney riprende la strada della computer grafica, dopo il ritorno alla tradizione del disegno a mano utilizzato per la principessa e il ranocchio, e lo fa con ottimi risultati, specie per quel che riguarda la resa dei capelli di Rapunzel, veri e propri protagonisti della storia e giustamente resi con impressionante realismo. È un film che piacerà a chiunque abbia o abbia avuto dei sogni, perché insegna a non aver paura di realizzarli e anche non aver paura di farne di nuovi. Va, vivi il tuo sogno. Lo vivrò. Il tuo sogno è una schifezza, dicevo a lei.